Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Pietro allora prese a dire a Gesù: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle, o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in casa e fratelli e sorelle, e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Pietro va da Gesù e domanda il conto. Dopo aver ascoltato quelle parole in cui di fronte a quel giovane ricco che abbiamo ascoltato nel Vangelo di ieri, che li invitava a vendere tutto e a seguirlo per dargli quella pienezza di vita, ecco che Pietro inizia a dire: Sì, noi ti abbiamo seguito, ma non è che tu ci abbia dato così tante cose, chissà quali cose. E allora inizia a domandare proprio la sua ricompensa. Eppure Gesù va dentro in profondità e ancora una volta gli rimbecca e aiuta a rialzare lo sguardo, a riaprirlo. Perché inizia a dire, e quella frase mi colpisce moltissimo, quella particella in cui dice già ora. Chi ha lasciato casa, fratelli e non riceva già ora in questo tempo, significa una cosa: nel momento in cui inizia a seguire il Signore, la vita cristiana, la nostra fede non è una vita di rinuncia passiva, bruttissima, pesante, ma inizi già ora, oggi, ad avere relazioni autentiche, quella libertà che stai iniziando a sognare, quella gioia, quella ricchezza piena che porti tanto nel cuore. Eccolo lì, già ora. E a volte la difficoltà, e per quello forse possiamo a volte metterci nei panni di quel povero Pietro, che viene sempre rimbeccato nel Vangelo più di una volta, perché a volte lo sguardo è attento a cosa potrei avere, che cosa vorrei fare, o magari inseguire qualche logica che non è molto del Vangelo, acclamazione, desiderio, essere i primi, qualunque altra cosa. Infatti lo dice bene alla fine di questo Vangelo Gesù: Molti dei primi saranno ultimi e ultimi saranno primi. Quanto dentro nel mio cuore a volte lo desidero, ancora una volta, poter essere primo, poter avere qualcosa di materiale, qualche piccola o grande soddisfazione. Eppure Gesù richiama ancora una volta ad avere lo sguardo aperto, lo sguardo accogliente, per riconoscere quei doni, quelle grazie che il Signore sta facendo e che magari sono proprio dietro l'angolo, sono proprio dietro di noi, al nostro fianco, nelle relazioni che noi abbiamo a fianco. Ed è bella questa, è bello perché ci permette di riconoscere le piccole cose della nostra fede, che ci permette di vedere le relazioni di chi c'è a fianco, la presenza di tante persone. E ti dice anche Gesù che c'è tutto il pacchetto completo e ci fa bene anche, perché insieme a ricevere 100 volte tanto, e 100 è tantissimo, rispetto a quello che rinunci, ricevi 100. È meraviglioso. A volte noi ci fermiamo solamente a pensare a quello che magari sto lasciando da parte, a dico Signore, non è solo uno sforzo eroico, il Signore dà la vita piena, il Vangelo è questo, è bella notizia perché questa vita piena te la dona, ma insieme a questo anche alle persecuzioni. E questo inizia già a preannunciarlo, c'è dentro di noi, ma quel 100 volte tanto c'è già oggi nella nostra vita. Allora chiediamo proprio anche questo in questa giornata, di poter avere lo sguardo aperto, accogliente, per ricevere e per vedere questo 100 volte tanto che il Signore già ora, già oggi, lo mette nella nostra vita.